La Rocky Garden è un insieme di rocce. Andiamo a vedere una situazione tipica che un biker può affrontare in salita, quindi grande instabilità, grande sbilanciamento nel posteriore, per cui abbiamo una pendenza molto elevata, per cui diventa una situazione impegnativa sia dal punto di vista metabolico, perché ci vuole una grande implicazione di forza, sia dalla respirazione, ma soprattutto dell'equilibrio, perché bisogna coordinare respirazione, i battiti che si alzano, con il fatto che la ruota slitta dietro. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che la catena e la nostra azione abbia costanza. Prendete velocità prima della Rocky Garden e cercate di vedere bene dove andate. Lettura del terreno, gomiti bene bassi e andiamo anche ad abbassare un attimo il tallone per non far slittare. Ovviamente la ruota anteriore tenderà ad alzarsi e cerchiamo con il busto di andare a compensare questo fatto che la ruota anteriore si alza. Amici, vi dico un segreto: quando uscite in compagnia con i vostri amici, quelli che hanno il quadricipite bello grosso, quelli polpaccioni che hanno un po' anche la cresta alta, lasciateli sfogare, lasciateli andare avanti, soprattutto se le rocce sono bagnate. Vedrete che se vanno su solo di potenza slitteranno. Voi scegliete bene che tratta fare e immaginate di essere un vaporetto che sale piano piano con costanza. Quindi costanza nella spinta e arriverete fino in cima. E sorpasserete i vostri amici che hanno messo troppa forza e staranno imprecando e staranno salendo a piedi.